nostro DJ. Buonasera. Buonasera. Che ne pensi di questa partita, tu che l'hai raccontata dall'inizio alla fine? Bellissima, davvero un match fantastico, ragazzi. Hai visto, parla così pure, dice, magari parla così solo al micro, parla così anche nella vita comune. Tu sei la fidanzata? Senti, ma come... No, vabbè, solo un parere vogliamo. Scusa, ma quando, non so, siete in intimità, lui fa ciao! Così. No. Molto tranquillo. Tranquillo, sì, è romantico. Sei romantico? Sì, devo fare la voce impostata per farlo, mi pagano per quello, ragazzi. Però, normalmente, se tu devi dire a uno vieni qua, come dici? O in italiano scelgo la forma dialettale folcloristica. E quale sarebbe? Ma scusa, pot venire, piace. Piacere, ci sta. Lo io dice vieni qua, vieni. E no, tu sei il proprietario della pagina e te ne vai. Masciale. E allora, lo io dice, la partita è finita, andiamo in pace, diceva il prete. No, ma qua non siamo in chiesa. E quindi? E quindi andiamo adesso a casa a lavarci. A lavarci? A purificarci, ci siamo esagitati, abbiamo sudato un po', no? Sta Pino, camo... Pino! Di me, Giuda. Ciao Cristian. Questa qualche offerta, Pino? Quante ce ne lo incontrai l'altro giorno che dovevano andare là? Pino ci raccontò tante di quelle cose. Poi facciamo l'intervista al padre di Giussi, che giustamente non possiamo fare. Però a fine stagione ce la concedi un'intervista. A fine stagione un'intervista, ce la concederà. E niente, quindi qua c'è il buio totale dall'altra parte, Flavio. I nostri amici protagonisti della domenica. Chi sono? Non ho capito, vi penso. I nostri protagonisti della domenica. Chi sono? Quelli che giocano. Ho capito. Ecco, per esempio, è vero, oggi è sabato. Vuoi dire qualcosa? No. Gli indiani sono presenti tra noi. C'è il nostro amico tamburino, è successo qualcosa di gravissimo. Oh, Varesano vuole venire a parlare. Ha detto Uima Masini, che da qua non conosco il nome di nascita, come si chiama? Masini. Masini mi sa che si chiama Franco? Vabbè, ha sparato un'altra delle sue, Mussolini è gay. Da quando? Prima di che vi dava, Mussolini è gay. Ma cosa ne pensi del fascismo? Beh, vabbè, qua apriamo un angolone, diciamo. Vabbè, ma in sintesi? In sintesi penso che il fascismo sia una pagina della nostra storia che merita molta attenzione. Poi mi fermo qui perché bisogna vedere perché. Però, insomma, una prossima puntata possiamo anche... Vogliamo fare la puntata sul fascismo? Questo tipo di discorso. Qua, continua a passare i nostri amici. Matteo, vieni qua, Matteo. Matteo, ci devi raccontare la tua vita. Matteo, vieni qua, vieni che... Allora, di Matteo devo dire una cosa, una volta l'ho beccato a giocare al solitario al computer, che invece di mettere la musica si metteva a giocare al solitario, è vero? È giusto, sì. Che solitario preferisci? No, non preferisco uno in particolare. Solitario, quello che... Arrede. Ciao Paolo! Ciao! Che, Flavio, cos'è, un gormita? Eh? Dopo facciamo... Cos'è questo? Ciupa? È già scafato. Com'è Mussolini, scusa? Ciucano, vabbè, allora aspettiamo altri nostri ospiti. Loioce, tu vuoi dire qualcos'altro? Ah, vogliamo far vedere una cosa. Ci ha detto che è un ragazzo romantico. Vogliamo far vedere una cosa. Io oggi sono... ho aperto il cassetto. No, ho aperto il cassetto, quello dopo. Ho aperto il cassetto. Ho aperto. C'è l'ingrandimento la telecamera. Non ti preoccupare, sta lo zoom. No, vabbè, ma non ti preoccupare, questo è l'angolo ironico, si può dire qualcosa. Vedi? Aldo Formaggio non mi vuole più. Corato basket è morto. La città ma non mi vuole. Non esiste però. C'è Rock, ma non mi vuole. Chi è Rock? E non la te, c'è un tenglazio. Giusto. E vabbè, con questo cosa vuoi dire? Che noi volevamo solo i fari. Ancora sto fare. Sì, lo sto portando. Non posso fare l'antenna, perché c'è altro sempre starà a fare? Fala per gay! E ho sentito anche che a Napoli non abbiamo ottenuto l'interramento dell'elettrodotto. Berlusconi pedofilo! Attenzione, dichiarazioni pesanti. L'interramento dell'elettrodotto non l'abbiamo ottenuto. E quindi?
Come faremo? Dobbiamo interrare noi. Con i no-rap? Assolutamente. Ma noi sottoterra. No, no, non che dobbiamo interrare a noi, dobbiamo interrarlo noi. No, no, è diverso. Noi teniamo. Ah, è la moto zappa. Questo poi lo censuriamo perché non si può dire. Non arriviamo. Faccio un annuncio. Metti le foto su Facebook. Questa è la foto mia, come serve, il profilo di Facebook. Le foto che ha fatto il fotografo Anarecchi di oggi. La ringrazio. Ce n'ha un grazie. A castra. Un aneddoto della maglietta. Allora, questa maglietta l'ho presa dal cassetto ed è uguale a sé. Pino! Si è sentito. Eh no, Pino, tu dici... Dai, Pino, vuoi dire qualche caos? C'è faccio... Non so se si è sentito. Namorò un blocchi chiù. Sì. Beh, oh, vuoi dire ci fate la... Beh, di tu fa. No, vabbè, semplicemente oggi con si posto la maglietta con la mia e quindi... Che mi ha portato lui sembriamo dall'America. I gemelli... Derrick. Kessler. Gemelli... C'è ca- chi è che sta? È vero, l'ho visto. Sta pure. Sta Elisabeth. Elisabeth, che belle scarpe. Gli hanno. Eli, vieni un attimo qua. No, ti devo dire una cosa. Allora, l'hai visto su Facebook poi il video che ti abbiamo fatto vedere, quello della, che hai fatto l'altro giorno? Quello che hai fatto l'altro giorno, il video dove stavamo tutti quanti? L'ha pubblicato su Facebook? Non lo può vedere? Oh, vieni qua, stai vestito come una hostess oggi. Ah, è giusto, è vero, una hostess. Elisabetta, dov'è l'uscita di sicurezza? Beh, Flavio. Ma sto vedendo le coppe. Vi teniamo compagnia, vi teniamo compagnia. Pino, col passeggino. Oh, niente, volevo spiegare la coppa, che come le avete vinte queste coppe? Io lo so, però i telespettatori non lo sanno. Allora, oggi è stata una giornata, dopo la trasmissione di ieri sera, che mi sono sentito un sacco di parole. Da parte di chi? Di qualche... Diciamo gli ammiratori negativi che ho. Ma per qualcuno, qualche malavoce. Mi dicevano che sembravo grosso. No, e io come sembravo? Sembravo. Non ti preoccupare. Presidente, l'importante è avere queste coppe in mano, aver vinto le coppe. Certo. Flavio, tu non c'eri, sei una vergogna. No, vabbè, c'ero col pensiero, vi ho seguito con la mente. Sì, con la mente, telepatico. Va bene, allora auguri alla Polis, queste sono le prime due, poi ne aggiungeremo altre, non basteranno le braccia per mantenerle. Grazie. Tu vuoi dire qualche cosa, Cristian? Anzi, Cristian, tra l'altro. C'è Fabio, vogliamo dire qualcosa a Fabio? Pierino, tu vuoi dire qualcosa sulla vittoria? Pieri, però un parere su Barcellona e Real Madrid, mo da da. Alle 9 a che ora? Alle 8. Alle 8. Tra un po'. Sto dicendo le cose serie. Conti. Attenzione, c'è. Pierino ci ha chiuso tutte le luci. Dobbiamo andare. Pierino, ma dai, dice Barcellona. Barcellona Real Madrid, quanto fernè? Barcellona 2-1. Se l'ha detto Piero, io mi fido. Andate a giocare alla SNAI. Non serie. Con la nostra, con la serie.